Com'è andato? Come sono andate le riprese di questo film? Partiamo prima da Frank, che forse, non so, hai avuto il compito più leggero tu? Io mi immagino così, però... Sì, ma è più facile non essere Mussolini. Mussolini, vero? No, io accompagno Mussolini in giro per l'Italia in questo film. Sono un documentarista sfigato. E la cosa figa, però, è che abbiamo intervistato persone vere. Cioè, io ho una telecamera nel film, registro veramente, abbiamo incontrato e nel film ci sono dichiarazioni di non attori che parlano con Mussolini. È incredibile. E che cosa è venuto fuori? Non cioè, bene. Siamo messi malissimo. Sì. Malissimo. No, abbiamo, se vuoi, un file PowerPoint dove ti diciamo statisticamente come siamo messi. Vuoi farmi un riassunto tu? Cioè, 50% male, 50% buono, quindi... Cioè, un disastro! Dipende da come lo vedi. Puoi vederlo mezzo pieno, mezzo vuoto. Eh no, ma io, io già sarei stato preoccupato 10% male. Ma nel senso, c'erano persone che quando ti vedevano vestito a Mussolini ti salutavano come fossi un fratello tornato dopo sì, tanto tempo. Sì, chi passava col motorino faceva il saluto. Il saluto fascista. Sì, beh sì. Ma secondo te è stupidità goliardica o è no parte così storia? No, parte con diciamo cioè vuoi farlo ridere. Stupidino poi quando ci parlavamo dopo un minuto iniziavano a parlare come se fosse davvero Mussolini. C'hai bisogno di te, sì, abbiamo bisogno di te, ci vuole un uomo come te a me comunque sì, sono sì, un attore sì. Però cioè, vuol dire giovani, vecchi, gente che potrebbe averlo vissuto da giovane trasversalmente sì. Perché sono sia giovanissimi sia più anziani. Per tutti i target è Mussolini.